Eravamo rimasti sono tutti quanti? Li troviamo, non aver paura. Tu dai un'occhiata in giro intanto. Lo stoppino del lume avevamo fra i bagliori, prima che una luce tenue e calda riempia l'isba. Sulle pareti si contorcono alcune ombre nere, Zuleika si ritrova davanti un brutto muso butterato con un grosso naso adunco. E Mansur Kalazeka, il presidente del Soviet di zona, tiene il lume attaccato alla faccia. Per questo le cicatrici del vaiolo sembrano così profonde, come scavate da un cucchiaio. La fissa compresa, poi sposta lo sguardo sul viso emaciato di mortanza. Osserva interessata la macchia nera rappresa sul suo petto, fischia stupito. Siamo venuti per tuo marito, Zuleika. Dalla bocca di Mansur spunta un fiore di vapore gelato. Ha un accento fortissimo, Mansurk, ma parla bene russo. Meglio di Zuleika, da razza fuori di stare con quelli dell'Orda Rossa. Dobbiamo dirti un po' di cose. Sogno succede davvero, Zuleika non lo sa. Se è un sogno però, perché la luce le fa così male agli occhi? E se invece sta succedendo davvero, perché suoni e odori le arrivano da così lontano, da quasi sottoterra? Zuleika, Mansurka la scuote per le spalle, prima piano, poi più forte. Alzati, ti ho detto, donna, ora rabbioso in tataro alla fine. E quei suoni conosciuti il corpo di Zuleika, ah scusate, a quei suoni conosciuti il corpo di Zuleika risponde come un cavallo a un colpo di frusta, poggia lentamente i piedi sul pavimento e si tira su seduta. Era ora e Mansur che torna russo soddisfatto. Compagno delegato, siamo pronti. Al centro dell'isma, gambe divaricate e mani infilate nella cintura, c'è Ignatov, non degna di uno sguardo Zuleika. Sfila da una cartelletta a un foglio di carta, stropicciata e una matita, si guarda intorno seccato. Se mai visto una casa senza tavole e sedie, dove lo scrivo il verbale? Mansurka batte svelto il palmo sul baule in cima alla pila accanto alla finestra. Qui sopra, Minatom si siede sui bauli e il bel telo di lino ricamato scivola a terra scansato dal suo corpo robusto. Si scalda le mani col fiato inumidisce di saliva la punta della matita, la gratta sul foglio. Compagno Ignatov, qua il socialismo non ha ancora avuto il meglio sul quotidiano. Scusate. Compagno Ignatov, qua il socialismo non ha ancora avuto la meglio sul quotidiano, come vede. È il borbottio di scuse di Mansurka mentre cerca di tenere insieme la pila di bauli che vorrebbero crollare. Cosa vuol cavarci? Sono pagani questi. Dalla parte di casa di Zuleika arriva improvviso un boato di stoviglie di coccio e rame che finiscono a terra, galline che schiocciano spavorite. Galline che chiacchierano spaurite, scusate. Qualcuno inciampa nelle pieghe della tenda di Bisoria e impreca gran voce con soddisfazione, comparendo in una nuvola di penne e piume. È il tipo con i capelli scuri, sotto ogni braccio una gallina che schiamazza disperata. Ci si ritrova occhi verdi, esclama al vedere Zuleika. Chiedo scusa, permesso, aggiunge, senza mollare le due povere bestie impazzite, con un gesto da prestigiatore, sfila da sotto ogni tavola la ragnatela di trine del telo di lino. Questi bei bauli torno a prenderli dopo. Poi sono sotto lo sguardo rabbioso del comandante.
incentrareggia verso la porta e sparisce in un turbinare di piume e penne. Ignatobe finisce di scrivere, sbatte la matita sul verbale, ormai completo, faglielo firmare. Il foglio di carta è bianco come un asciugamano ripiegato. Che cos'è? Zuleika alza lentamente lo sguardo sul precedente del summit. Cosa vuol dire, Mansurka? Quante volte te lo devo ripetere che mi devi chiamare compagno precedente, è chiaro? E l'altro alza minaccioso e fiero il mento, che riluce nonostante la barbetta rada. Uno ci prova a insegnarglielo, ma questi. Li deportiamo, vuol dire. Poi si volta scocciato verso la panca dove giace la mole del corpo di Bortanza. Ah, anzi, ormai deportiamo solo te, in quanto cura che è pure dei peggiori. Nonché oppositore della rivoluzione, così ha deciso il partito. E Mansurka batte l'indice contro il foglio posato sul baule. Lisba la requisiamo per il Soviet. Non farmi confusione con queste parole strane. Parla come mangi, compagno Mansurka. Cosa succede? Dimmelo tu, perché tuo marito non ha ancora ceduto al collettivo quello che possiede? Perché vi siete messi contro il nuovo potere? Perché non siete ancora nel Colcos? Mi si è seccata la lingua fuori di provare a convincervi. La vacca non ce l'abbiamo più. E la cavalla? Surca fa un cenno con la testa verso la finestra e l'aia. Fuori, dove ci sono Sandugas, ancora attaccata alla slitta e il puledro, che le girano solo intorno. I cavalli, anzi, sono due. Quelli sono nostri, la scimmiata Mansurka. È una macina da farina. Come facciamo senza? Non ricordi quante volte ce l'hai chiesto in prestito? Esatto. E Mansurka strizza gli occhi già stretti. Locazione di strumenti da lavoro. Evidenza tangibile del vostro essere dei kulaki immatricolati. Incalliti e senza redenzione possibile. Grida stringendo la mano in un pugno nodoso e cattivo. Siamo a pagina 81.